E finalmente ci siamo, Honor Magic V3 è nelle mie mani e sono pronto a parlarvene dopo aver passato un anno con V2 che, sapete, ho comprato in Cina ad agosto dell'anno scorso perché è arrivato in Italia soltanto a inizio del 2024. Ci sono però delle buone notizie, ottime notizie. La prima: V3 costa come il V2, 1.499 euro, grazie al codice sconto che trovate qua in descrizione. La seconda buona notizia è che oggi, 5 settembre, sono partiti i preordini proprio per questo smartphone che verrà consegnato nelle prossime settimane. Nessuna attesa dunque, come era avvenuto invece per l'Honor V2. L'altra, diciamo così, buona notizia è che per chi ha il V2, magari se siete riusciti a prenderlo con Vodafone in super offerta, il passaggio a V3 non è necessario. Ovviamente si tende sempre a saltare una generazione, però Honor con V2 aveva alzato talmente tanto l'asticella rispetto agli altri fold sul mercato che davvero questo V3 ne è una piccola evoluzione che riesce comunque a migliorare ogni singolo aspetto del V2. E in cosa migliora? Il form factor è lo stesso, quindi la portabilità, l'ingombro, l'utilizzo con una sola mano, la maneggevolezza è identica, in tasca si tiene nello stesso modo ed è il foldable con la migliore ergonomia che si può acquistare oggi, perché ha uno spessore paragonabile a quello di un top gamma normale, un peso paragonabile a quello di un top gamma normale, con il vantaggio di essere un fold. Il vantaggio poi dato dal display esterno da 6.43 pollici che riesce ad essere sufficientemente grande da poterlo usare con una sola mano, ma allo stesso tempo usare il telefono a 360 gradi per qualsiasi operazione senza dover per forza aprirlo, come accade spesso con il Samsung Z Fold 6, che ha un display esterno molto stretto e quindi alcuni contenuti effettivamente sono un pochino troppo premuti, pressati, e con la tastiera non si scrive particolarmente bene. Invece su questo V3 abbiamo la stessa esperienza del V2, che è veramente fantastica. Vi potete dimenticare in qualche modo di avere anche un display interno. I display sono poi quella parte che è migliorata molto, uno degli elementi più importanti nell'utilizzo di uno smartphone. Sono entrambi 120 Hz, entrambi LTPO, ma quello che conta è la luminosità, al di là dei dati di targa, di picco e le caratteristiche appunto della scheda tecnica. La luminosità del display esterno è pazzesca, sembra stampato anche in estate, in questo agosto, sotto il sole di mezzogiorno, si vede benissimo. Si vede molto bene ovviamente con il tema bianco, ma si vede bene anche con il tema nero, cosa non scontata. E cosa non scontata, la stessa sensazione si ha col display interno, che riesce a essere davvero superiore a quello del V2 e quindi si ha un'esperienza di fruizione dei contenuti davvero appagante. La cerniera è super super sottile, Honor è riuscita davvero a fare questa ingegnerizzazione pazzesca della cerniera, ma ovviamente la piega interna c'è, ci sarà sempre probabilmente, perché comunque questo tipo di display in qualche modo deve piegarsi, un vetro non può piegarsi senza rompersi e il display deve comunque inserirsi all'interno della cerniera. Devo dire che però, essendo più luminoso lo schermo, la piega non si vede frontalmente, si vede pochissimo lateralmente, e se proprio andate a spegnere lo schermo, quindi lo vedete nero e lo mettete in controluce, a quel punto si vede, come state vedendo in queste immagini, però l'incavo, quindi la sensazione tattile, è molto molto buona, perché l'incavo appunto è super super contenuto ed è uno dei più contenuti sul mercato. Purtroppo non c'è modo di misurare quanto è profondo questo incavo, ma è veramente diciamo il fold di riferimento da questo punto di vista, e avete un'esperienza indubbiamente appagante. Tra l'altro i display e la luminosità non inficia su quello che è il calore. Rispetto al V2, che dopo un anno di utilizzo con tante applicazioni, carico di dati eccetera eccetera, in quest'estate mi ha dato alcuni problemi, o meglio mi è andato in produzione display, quindi si è diminuita la luminosità del display automaticamente, e addirittura dimenticandomelo sopra il tavolino al sole è andato proprio in protezione, tanto che non potevo aprire le applicazioni. Con questo V3, nelle stesse condizioni, ho provato anche a lasciarlo al sole, non mi è successo questo, è andato in protezione del display lasciandolo al sole, ma non si è bloccato completamente. Quindi hanno migliorato anche la vapor chamber, il sistema di raffreddamento interno, e considerando lo spessore, considerando l'implementazione della ricarica wireless, davvero tanta roba. Migliora poi anche la batteria 5150 mAh, che vi permette, al di là di riuscire ad avere qualche mAh in più, di avere una batteria con una chimica esclusiva di Honor, con una spessore che è veramente pazzesco, l'ho vista smontata, sembra un foglio di carta, ma soprattutto di fare quelle 12 ore di uso stress super continuativo
con display interno e esterno, insomma veramente per la giornata pazzesca, e oltre 6 ore e mezza di display senza particolare fatica. Tra l'altro il display quest'anno ha una funzionalità interna nelle impostazioni, una zona dedicata dove oltre a tutte le impostazioni che possono essere fatte, la taratura cromatica eccetera eccetera, c'è proprio la protezione occhi Honor, che ha guadagnato il display circadiano notturno, la possibilità di applicare l'antisfocatura per la miopia, andare a applicare un tono naturale o ancora la protezione degli occhi, e vi ricordo che il PWM arriva a 4320 Hz. Quindi davvero da questo punto di vista Honor riesce a accontentare tutti coloro che hanno problemi di vista o comunque ad affaticare meno la vista durante l'utilizzo dello smartphone anche in ore notturne. La luminosità tra l'altro ha un sensore fisico, si adatta veramente molto bene e insomma davvero esperienza top. L'altra parte che è stata migliorata ovviamente è la scocca, i materiali. Questa colorazione verde è molto piacevole, è totalmente liscia, opaca, ha un effetto leggermente zigrinato, nel senso che è un po' ruvido, per cui aumenta un po' il grip, in contrasto con la cornice metallica laterale che è opaca, quindi molto bella nera. Nella colorazione nera avete continuità cromatica nera posteriore e ovviamente cornice nera, però il verde secondo me è davvero molto bello. E in confezione trovate questa cover che ha anche la parte anteriore, che io non applico perché non mi piace, si perde un po' quella caratteristica di sottigliezza dello smartphone, che però richiama il colore della scocca e va a proteggere anche qua la cerniera, e quindi in caso di caduta insomma comunque ci sta. Non trovo più funzionale questo ring che vi permette di avere il kickstand, perché è meno utile rispetto ad averlo qua come l'anno scorso, ma da un punto di vista di design è sicuramente molto più bello e rende molto più pulita la cover posteriore. Archiviato il discorso materiale cover, passiamo alla fotocamera. La fotocamera è il miglioramento più evidente, sia perché è evidentemente molto più grande e diversa, va a riprendere quello che è il layout di Magic 6 Pro, che è il top di gamma di Honor di quest'anno, e implementa però delle ottiche nettamente migliori. Una teleobiettivo da 50 megapixel, una grandangolare da 40 e una principale da 50 megapixel. Al di là dei numeri, la focale da 1.6 della principale permette, insieme agli algoritmi software, l'HDR automatico e l'intelligenza artificiale, di avere delle foto davvero sempre perfette, che voi scattiate in controluce, in controsole, all'alba, al tramonto, dietro una pianta con una luminosità eccessiva dietro, l'HDR, l'algoritmo riesce sempre a tirare fuori una foto davvero convincente. Con la grandangolare di giorno si hanno delle foto molto belle, e quello che mi è piaciuto è, rispetto anche ad altri smartphone, la differenza significativa tra l'ampiezza della grandangolare, quindi il punto di vista della grandangolare, e l'ampiezza invece della 1x, che è molto più stretto, molto più croppato. Ovviamente non è il sensore, lo stesso sensore croppato, è un sensore diverso, però la differenza di punto di vista è importante, e si unisce al fatto che, essendo un fold, voi potete andare ad aprire la fotocamera, usare poi il fold in questa modalità qua, in modo da potervi fare le foto con la grandangolare di qualità e con le ottiche di qualità posteriori in questo modo qua, e quindi avere una foto, diciamo, con un punto di vista diverso, molto bella, e quindi dei selfie assolutamente interessanti e migliori rispetto a qualsiasi altro smartphone, un po' come accade con i fold vari, no? Perché questa caratteristica ormai creata da Samsung è stata implementata su tutti i fold, diciamo, della concorrenza, Honor compreso. Le ottiche poi sono interessanti perché la 1x fa un 2x croppato, mentre la 3.5x è ottica perché è il teleobiettivo che arriva fino al 5x croppato senza perdere di qualità, ma è un teleobiettivo molto interessante perché, a seconda della distanza del soggetto che fotografate, avrete uno sfocato hardware, quindi non artificiale, un bokeh non software, davvero convincente, bello, le foto risaltano molto ed è perfetto per, ovviamente, foto a natura, fiori eccetera eccetera, ma chiaramente anche per i ritratti con un effetto sfocatura naturale assolutamente convincente, ed essendo 50 megapixel la qualità c'è tutta. Tra l'altro nelle foto è possibile avere l'attivazione automatica della macro, ma c'è una funzione super macro che nelle impostazioni vi permette di poi scegliere un 0.6, un 1x, un 2x, e quindi fare delle macro con anche qua delle ottiche, dei punti di vista, scusate, con delle ottiche, dei punti di vista diversi, e quindi andare davvero molto vicino, per esempio, a un fiore, a un animale,
non sono riuscito a fare delle foto decenti a degli animali. Qui vedete qualche foto di un moscone, ma insomma non sono stato così fortunato in questi giorni. Un'altra cosa da dire sicuramente sulla parte fotografica è che c'è l'effetto Harcourt, ovvero la possibilità di fare quelle foto ritratto in bianco e nero molto particolari. Qui vedete degli esempi fatti con l'Honor 200, considerate che è un'ottica molto inferiore, quindi qui le foto saranno sicuramente migliori. Non avevo un soggetto carino da fotografare e io non sono il massimo della bellezza, però nei video in 4K a 60 frame al secondo vi segnalo che si può passare dalla 0.7 alla 1 alla 2 alla 4x in fase di registrazione a 4K a 60 frame al secondo, quindi molto bene. Di notte le foto sono ottime con luce con la 1x, diciamo ok con la grandangolare, si difendono con la telefoto a patto ci sia un po' di luminosità. Al buio completo, con la modalità notturna e un treppiede, tirate fuori qualcosa a 1x, con il resto lasciate perdere. Arriviamo poi al software, che è un diciamo punto che molti di voi hanno criticato, magari molti nei commenti perché non hanno mai usato un Honor, non hanno diciamo mai effettivamente preso familiarità con l'interfaccia di Honor, ma che sicuramente posso dirvi che è inferiore alla Samsung One UI, però non è inferiore da un punto di vista dell'usabilità quotidiana, ma è inferiore a livello di numero di funzionalità presenti. In realtà Honor ha migliorato quest'anno le caratteristiche software con piccole implementazioni che però fanno un po' la differenza e che spero possano arrivare anche sul V2, visto che sono solo software e non certo dipendenti dall'hardware. In particolare ho apprezzato molto la Task Bar, o la Google Bar, diciamo così, che vi permette di andare a richiamare la barra delle applicazioni a schermo interno aperto con una finestra a tutto schermo, in modo tale da avere 5 app che voi avete inserito come collegamenti rapidi più 3 applicazioni usate recentemente, e queste applicazioni possono essere trascinate e avere una visione doppia dello schermo, messe invece a finestra flottante, e quindi in maniera molto rapida potete avere un multitasking efficace. Sempre sono 2 le applicazioni affiancabili, verticalmente e orizzontalmente, non si va a 3, però ci sono 2 applicazioni che possono essere messe in finestra flottante, quindi un totale di 4, e volendo, se avete un Netflix aperto in background nell'angolino dello schermo, potete arrivare a 5 applicazioni. È un numero assolutamente inutile nell'uso quotidiano, quando avete 2 applicazioni, magari una principale e una flottante, è più che sufficiente, nel senso che è il caso d'uso più comune, anche perché Honor ha questa caratteristica, secondo me, davvero azzeccata di aprire le applicazioni a schermo intero in finestra flottante di default. Quindi se vi arriva una notifica, voi la cliccate e automaticamente vi si aprirà in finestra flottante e potete avere quindi la notifica, la lettura della notifica, senza perdere quello che state facendo. Magari state vedendo un video, magari state scrivendo qualcosa, compilando un form, e non perderete nessun salvataggio. Dunque queste funzionalità si uniscono a un multitasking che, grazie ai 12 GB di RAM, è assolutamente efficace. Piccolo appunto, l'anno scorso la versione di Honor V2 era 16.512, quest'anno è 12.512. Questi 4 GB di RAM fisici non so dove siano finiti. Nell'uso quotidiano onestamente non ho trovato differenze, ma ve lo segnalo. È sempre presente la possibilità di uno swipe prolungato per aprire un pannello laterale con i collegamenti che voi scegliete di mettere per aprire le applicazioni direttamente in finestra flottante, applicazioni che poi possono essere messe a icona in un altro pannello con le anteprime, la possibilità di cliccare su un link o su un contenuto di testo, spostarlo lateralmente su una porzione celeste di schermo per andarlo a condividere rapidamente con Gmail, WhatsApp, Telegram. In particolare con Gmail, per esempio, voi potete lasciarlo, si aprirà una nuova mail con quel testo copiato, con quel link direttamente nel corpo della mail. Dovete mettere destinatario e testo e oggetto, scusate, e potete inviare la mail in un attimo. Ovviamente è stato implementato anche lo spazio dei preferiti con uno swipe con 3 dita. Voi potete andare a fare uno screenshot, copiare un testo e avere una scheda punti globale in tutto il telefono, un po' simile a quello che succede con la tastiera di Google, che ha uno spazio appunti, però in questo caso è staccato dalla tastiera e quindi lo potete richiamare un po' dove volete ed è davvero molto molto comodo. Ci sono delle altre piccole implementazioni, rimane sempre diciamo il limite in cui non è possibile personalizzare il launcher esterno in maniera diversa dal launcher interno come avviene sui Samsung, però quest'anno sono stati implementati 3 layout diversi, uno quello personalizzato che voi scegliete, uno minimale che vi va a dividere le home page con delle scritte particolari e uno per categorie che vi va a dividere le
home page per categorie di applicazioni. Io preferisco il mio personalizzato con le cartelle Honor che possono essere dimensionate e trovo davvero molto molto utili. E vi ricordo che comunque le icone e i temi possono essere personalizzati, e quindi chi dice ah il tema uffa sempre uguale, in realtà come vedete nel video le icone io ho messo quelle dei pixel e insomma è comunque gradevole esteticamente. Ovviamente è presente l'iSIM, ovviamente è presente anche il dual SIM fisico, che non è un'ovvietà perché ormai molti produttori mettono una SIM sola e una virtuale per fare il dual SIM, qui c'è anche quello fisico, quindi molto bene, e aggiornamenti garantiti anche qua per 3 anni, quindi diciamo che non ci dovrebbero essere problemi anche da un punto di vista proprio dei major update. Le patch di sicurezza per V2 sono arrivate più o meno con cadenza ogni 2 mesi e quindi ci siamo, diciamo, è in linea con molti altri competitor. Ovviamente Samsung e Google giocano una partita diversa da questo punto di vista. 1499, come dicevo all'inizio, per un prodotto che migliora tutti i singoli aspetti di V2, non stravolge l'esperienza perché di fatto form factor e utilizzo è lo stesso, però se non avete preso il V2, questo V3 è assolutamente un prodotto consigliabile. State all'occhio su offerte, magari con Vodafone, come è successo per il V2, che si poteva prendere con un abbonamento di 24 mesi a un prezzo veramente eccezionale. Uno smartphone che, ripeto, rimarrà in tasca con me perché mi ha assolutamente convinto e che sostituirà il mio V2. Maggiori informazioni e dettagli qua in descrizione. Fatemi magari sapere qual è il vostro fold preferito e se finalmente con questo spessore e con queste fotocamere passerete a V3 oppure rimarrete con uno smartphone classico non foldable. Ciao da Nicola.